Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Doppio Malto. Oggi vi presentiamo A52, la trasmissione sportiva di Radio Doppio Malto, condotta da Luca Menegazzi e Marco Dolcinelli. Ciao Marco. Benvenuti a tutti. Benvenuti. Oggi vi vogliamo parlare di pallacanestro. Pallacanestro statunitense, appunto. Quindi negli Stati Uniti il basket è tra i quattro grandi sport. L'NBA, la lega professionistica americana, è diciamo fra i cosiddetti Big Four, i quattro campionati professionistici più importanti dello sport statunitense. Oggi parliamo di basket. Da poco tempo fa si sono svolte le finali NBA vinte dai Miami Heat, che erano i grandi favoriti all'inizio della stagione, e finalmente LeBron James è riuscito a vincere quell'anello che sognava da almeno 9 anni. A me cominciava a fare pena, onestamente, LeBron James, a tutti quegli investimenti milionari che sono stati fatti su di lui per creare questa squadra. Sì, ma poi comunque su di lui c'erano tantissime aspettative già da addirittura quando era all'high school. È arrivato in NBA, ha avuto un impatto importante e si è autosoprannominato, è stato soprannominato, e lui stesso ha avallato queste voci, il prescelto. Uno che si presenta in questo modo dopo 9 anni, ancora non aver vinto il titolo, avendo avuto squadre costruite intorno a lui assecondando ogni suo capriccio, cominciava a essere una situazione pesante. I critici, gli haters erano diventati tantissimi, e finalmente lui è riuscito a zittirli con questa vittoria. Qualcuno che storce il naso c'è sempre, perché dice facile con una squadra del genere costruita in quel modo, però ce l'ha fatta, e adesso credo che lui sia una delle persone più contente del mondo, non soltanto per il conto in banca, che certo, è discreto. E poi c'è da dire che comunque quest'anno c'è stato anche una sorta di vuoto generazionale, nel senso che ormai squadre come i Lakers o San Antonio Spurs erano troppo vecchie per pretendere di vincere il titolo ancora. Esatto, aggiungerei anche Dallas Mavericks, che hanno vinto, certo, l'anno scorso, era una squadra molto vecchia. Oklahoma era la forza giovane, era la forza nuova, però forse ancora erano troppo giovani. Infatti si è visto soprattutto Russell Westbrook, che è uno dei due diciamo alfieri principali della squadra insieme a Kevin Durant, ha avuto delle battute a vuoto un po' pesanti a quel livello lì. Sì. E infatti vedremo l'anno prossimo se magari si potrà replicare questa finale, sì. Miami-Oklahoma, tu cosa ne pensi? Secondo me, se Oklahoma riesce a non smantellare troppo la squadra, perché adesso si pone un problema di tipo contrattuale, tanti giocatori che di un certo livello, giovani, che batteranno cassa. Bisogna vedere se la dirigenza dei Thunder riuscirà a mantenerli tutti. Qualcuno dovrà andare via per forza, perché economicamente non si può tenerli tutti e quattro quelli principali. Qualcuno dovrà andare via, però se riescono a mantenere una squadra forte trovando qualche sostituto adeguato a buon mercato, secondo me possono tornare tranquillamente in finale, perché se puoi contare su un giocatore come Kevin Durant puoi fare tutto. Eh certo, ma nel frattempo tra una ventina di giorni ce li potremo godere tutti insieme, questi fantastici giocatori americani, alle Olimpiadi di Londra. Il Dream Team ancora una volta con l'obbligo di vincere l'oro nella pallacanestro maschile. E il loro sport di squadra alle Olimpiadi, hanno sempre vinto da quando hanno cominciato a fare giocare i professionisti, tranne la battuta a vuoto ad Atene 2004. E sostanzialmente è stato da Atene 2004 quando convocavano giocatori forti, però non i più forti. Lì hanno perso male, sono arrivati terzi, e lì è scattata la scintilla per dire bisogna tornare il Dream Team di una volta. E infatti a Pechino i vari Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Howard, Wade, Jason Kidd, che avevano già giocato con la nazionale, però avevano già, in quel momento lì erano all'apice, e hanno, ad a Pechino non ce n'è stato per, certo, nessuno. A me aveva particolarmente colpito, diciamo, nel gioco FIBA come si comportava Jason Kidd. Era veramente un playmaker che noi qui in Europa non sogniamo. Io sono un fan sfegatato di Jason Kidd, è come sfondi una porta aperta, un giocatore meraviglioso, peccato che abbia già 39 anni. Il signor tripla doppia. Bene, allora ascoltiamo un po' di musica e poi vi parleremo della realtà, della musica che stiamo ascoltando oggi ad A52. Usare le mie parole per dare colore ad ogni situazione, in ogni tempo, in ogni dove. 2009 come tradizione vuole, Buggy Bomb porta più calore, buone nuove. Se posso avere la vostra attenzione, vi spiego che le persone di tua stima sono quelle con le quali ho sfruttato più di una rima, e tutte quelle che con me hanno fatto in modo che la scena di sto posto arrivasse fino qua su in cima, in alto tanto quanto basta, per far
sì che qualcuno impedisca l'evoluzione di questa razza, lasciandoci senza niente in tasca e scambiandoci per dei delinquenti senza soldi e sentimenti. Quindi strappo i vostri documenti e resto un figlio di nessuno, ma con argomenti convincenti da spartire con chi con il suo impegno e sbattimento è arrivato fino a qui. Paese che fai, usanze che trovi, dalle nostre parti non ci siamo mai seduti sugli allori. La nostra spirito sopravvive tra gioie e dolori, ma siamo ancora pronti a farne di tutti i colori. Paese che vai, usanze che trovi, dalle nostre parti non ci siamo mai seduti sugli allori. La nostra spirito sopravvive tra gioie e dolori, ma siamo ancora pronti a farne di tutti i colori. Sarà una coincidenza, ma quando incontro persone che hanno in comune con me la passione per il rap, si pone una frequenza che abbatte qualsiasi indifferenza e porto ogni dogana e cura ad ogni diffidenza. Porto liriche e sforzo senso d'appartenenza ad una cultura di cui non riuscirei mai a vivere senza. Professo una convivenza alimentata dall'hip hop che da sempre spingo con insistenza. E non c'è cazzo che tenga col mio canto libero, oppongo resistenza ad ogni forza che mi vuole sottoterra. Ed è meglio che ti adatti che se ci becchi sai fa sono cazzi. Quindi ciccio alzi i tacchi, siamo mente gatti, quattro gatti che si sfamano di rime ratti. Oh, siamo tutti nella stessa merda, infatti troviamo la forza nel gruppo sopra d'un beat da quattro quarti. Paese che fai, usanze che trovi, dalle nostre parti non ci siamo mai seduti sugli allori. La nostra spirito sopravvive tra gioie e dolori, ma siamo ancora pronti a farne di tutti i colori. Paese che vai, usanze che trovi, dalle nostre parti non ci siamo mai seduti sugli allori. La nostra spirito sopravvive tra gioie e dolori, ma siamo ancora pronti a farne. Bentornati ad A52. Oggi volevamo approfondire, diciamo, la conoscenza di un personaggio bizzarro tra i tanti cestisti bizzarri dell'NBA. Tra tutti i bizzarri, lui è attualmente l'MVP dei bizzarri. Ci mette già in crisi dal nome, come dobbiamo chiamarlo questo qua? Si chiamava Ron Artest fino allo scorso agosto. Esatto, adesso è diventato Meta World Peace. Meta World Peace. Che dopo spiegheremo perché Meta World Peace, perché ci si ride. Parliamo di Ron Artest, giocatore americano ovviamente, personaggio straordinario che è, per capire la sua bizzarria bisogna andare dall'inizio, da quando era piccolo, perché purtroppo ha avuto un'infanzia abbastanza difficile. È nato il 13 novembre del 1979 nel Queens, New York, zona bella ma non bellissima. Il padre era un ex pugile, ex marine, problemi d'alcolismo. Quando era giovane, durante una partita di basket al campetto, Ron è stato testimone dell'omicidio di un suo amico che è stato accoltellato con la gamba di legno di un tavolo. Potete immaginare come può venire su una persona del genere. Lui comunque era di spirito forte, nonostante già 8 anni andasse dallo psicologo. Grazie al basket e alla sua tempra però è riuscito a, diciamo, tirarsi fuori da quella spirale e di diventare un personaggio, una persona, non dico rispettabile, però in certo senso notabile. Sì, come la classica delle storie appunto di qualche giocatore di colore che viene dal ghetto, esatto. Riesce grazie allo sport a tirarsi su ed improvviso la sua vita è travolta dalla fama, dal successo, dei soldi che spesso può portare anche a megalomanie, scelte sbagliate. E nel caso di Artest è successo spesso. Lui comunque già da ragazzo si segnala come giocatore di basket, è uno dei prospetti principali delle scuole, dei licei newyorkesi, e sceglierà un'università newyorkese, la St. John's University. La sceglie anche per motivi, diciamo, di convenienza pratica. Lui a 19 anni aveva già una figlia a carico e non poteva spostarsi da New York, per cui sceglie di andare là. Giocherà con molti giocatori che dopo sono venuti qua in Italia da noi. Era una squadra molto interessante quella di St. John's di fine anni 90, cito Buzzi Thornton o Lavar Postel, solo che non riusciranno mai ad arrivare alle Final Four, a vincere il campionato universitario. Nel 1999 si dichiara eleggibile per il draft, esce dall'università con 2 anni d'anticipo. Piccola parentesi su cos'è il draft, che magari qualche nostro ascoltatore non lo sa. Nello sport statunitense, professionistico, non esiste il concetto di settore giovanile. Ogni squadra ha soltanto la prima squadra. I giocatori vengono scelti dal sistema universitario e ogni anno c'è una cerimonia con cui le squadre scelgono i giocatori che sono disponibili o che si sono resi disponibili, con un ordine che è tendenzialmente inversamente proporzionale al piazzamento in classifica dell'anno prima. Detto in soldoni, più una squadra è andata male, più possibilità di essere scelta in alto. Esattamente, cioè il draft è un evento mediatico a livello nazionale che viene proprio trasmesso dalle televisioni. Esatto. In cui c'è il commissario della Lega, David Stern, che estrae appunto delle palline, quindi vengono scelte le squadre che hanno la priorità nella scelta dei giovani talenti.
E appunto nel 1999 l'artista viene scelto però non molto in alto, no. Alla scelta numero 16 dei Chicago Bulls, nonostante si parlasse bene di lui. Secondo te cosa è stato dovuto a questo calo di considerazioni? Perché si parlava di scelta entro la prima 10. Ma probabilmente avrà commesso qualche pazzia che lo avrà un attimo, esattamente, che avrà rovinato la reputazione. La sera prima di una riunione importante con tutte le matricole, c'era una riunione con tutte le matricole che dovevano essere istruite, lui non si è presentato per il motivo molto semplice che era, diciamo, a cercare amore a pagamento, buttiamola così. Esatto. I scout hanno capito che lì c'era una testa un po' particolare e le considerazioni sono scese fino alla 16. Lui comunque ai Chicago Bulls gioca bene, fa 3 anni abbastanza bene, nonostante qualche stranezza. Per esempio, alla prima stagione fa domanda ad assunzione in un discount per avere gli sconti per i dipendenti. E tutti gli dicono: Ron, hai uno stipendio da milioni di dollari, cosa fai? Ma con una testa del genere non ci puoi discutere. Infatti, nonostante il suo rendimento comunque buono, i Bulls decidono di venderlo nel 2002 e va ai Indiana Pacers. E anche lì le stranezze non si fermano. Nel 2003, per uno scatto d'ira, esce dal campo e prende un monitor del tavolo dei segnapunti e lo scaraventa in campo, distruggendolo. Ma l'apice della stranezza di Ron Artest arriva nel 2004. Esattamente, nel 2004 era una partita ormai già segnata con la vittoria dei Pacers sui Detroit Pistons a Detroit. E cosa succede? Mancano 45 secondi alla fine, la partita è molto tesa e a quanto pare qualche giocatore se le promette, tra cui Artest e Ben Wallace. Parentesi, Ben Wallace è uno che ha un fisico che, se lo vedete che vi riga la macchina, l'unica cosa che gli viene da dirgli a lui è: fa pure, continua. Esatto, più ha dei capelli afro che lo rendono ancora più alto. Esatto. A 45 secondi dalla fine Ben Wallace prende palla, si gira verso canestro, va per il layup, Artest arriva e gli dà una manaia di quelle brutte in faccia. Ma non era neanche flagrant foul, cioè secondo me sì, era un fallo normale. Era un fallo fastidioso, quelli brutti che alla Ron Artest. Esatto. Scatta subito il parapiglia, i compagni di Artest capiscono subito che è il caso di isolarlo perché potrebbe degenerare, e lui stesso si isola, si distende sul tavolo dei segnapunti e rimane lì cercando di isolarsi da tutto quanto. Se vedete le immagini su YouTube c'è Reggie Miller, il capitano all'epoca dei Pacers, vestito in borghese, che a braccia larghe cerca di fare una barriera tra la rissa che si sta scatenando in campo e Ron. Il problema che lui non aveva previsto è che il pericolo potesse arrivare dagli spalti, perché John Green, tifoso dei Pistons, visibilmente al ticcio, lancia un bicchiere di carta in campo e c'entra sul petto Ron Artest. Ron Artest la prende male, si alza, salta le prime file degli spettatori e cerca di farsi vendetta da solo. Il problema è che sbaglia persona. Esatto, picchia uno spettatore sbagliato. Esatto, si scatena una bagarre mai vista, arriveranno i suoi compagni ad aiutarlo, in particolare Jermaine O'Neal e Stephen Jackson, e si scatena una rissa. Se prima era giocatori dei Pacers contro giocatori di Pistons, diventa giocatori dei Pacers contro tifosi dei Pistons. Potete immaginare che ci sia una disparità di forze in campo. Diventa qualcosa di mai visto in un'arena professionistica americana. Chuck Person, l'assistente allenatore dei Pacers, a un certo punto dirà: era come essere i gladiatori nell'arena, perché noi cercavamo di uscire e questi non ce lo impedivano. Volano sedie, succede di tutto. John Green, il lanciatore del bicchiere, si giustificherà con una frase secondo me straordinaria: fa, mi ero dimenticato le leggi della fisica. Insomma, alla fine riescono a uscire e la David Stern, il commissioner dell'NBA, la prende bene il giusto e farà partire una serie di squalifiche mai viste. Ron Artest verrà squalificato per 73 partite, cioè tutta la stagione regolare, eravamo all'inizio. Più parte dell'inizio della stagione successiva. No, più i playoff di quella stagione. Playoff. Per cui per un totale di 86 partite. E tenete conto che i giocatori NBA, quando non sono squalificati, non prendono lo stipendio. E Artest, con questa sua genialata che ha combinato, ha dovuto pagare qualcosa come 5 milioni di dollari in stipendio. Euro più, euro meno. Sì, siamo lì, insomma. Tra l'altro, Ron Artest detiene proprio con questo episodio il record della squalifica più lunga, ma io credo nella storia di tutti gli sport. Sì, negli sport americani credo di sì. Nemmeno Dennis Rodman, insomma, dall'alto della sua pazzia, il suo record è stato di 11 giornate. Lui è arrivato a 86, va detto un po'. 8 volte più fuori di testa di Dennis Rodman. E questo episodio condizionerà la carriera di Ron Artest, che veniva dalla stagione migliore della sua carriera, perché nel 2004 era stato All-Star e difensore dell'anno.
dopo quando tornerà dalla rissa non saranno più gli stessi rapporti con tutta la squadra dei Pacers, chiederà di essere venduto e andrà ai Sacramento Kings. Poveretto, ha subito del mobbing, è stato dopo un fatto del genere è dura ricominciare. E quindi dai Sacramento Kings la sua carriera in un certo senso riparte, perché comunque lui è un giocatore di sostanza, sì, a tiro, a difesa. Era un giocatore che nei suoi anni migliori era un grande attaccante ed è sempre stato un ottimo difensore, uno dei difensori perimetrali migliori della Lega, fisico, con un gran movimento di gambe, molto strategico nel suo modo di marcare un giocatore, molto bravo a cambiare impostazione a seconda che avesse di fronte un mancino o un destro. Bene, e parleremo dell'episodio più interessante della vita di Ron Artest subito dopo aver ascoltato un altro brano da Verona Sveglia, la compilation hip hop del Cube Studio. Ma non mi pento, il fatto è che spesso penso e pulendo posso fare di meglio, questo lo ammetto e adesso l'accetto, ma con questi ritmi mi si porta il cervello. Io so Artest prosegue così la propria carriera NBA dopo i Sacramento Kings, ci saranno gli Houston Rockets per poi approdare ai Lakers, insomma, esatto, assieme a Pau Gasol ma soprattutto a Kobe Bryant, con il quale nel 2010 riuscirà a vincere il titolo NBA 4-3 contro i Boston Celtics. Il primo titolo della sua carriera, lui era arrivato ai Lakers da free agent e subito si segnala con l'ennesima stranezza, sceglie come numero il 37. Voi dite perché il 37? Perché 37 erano le settimane in testa alla classifica dell'album Thriller di Michael Jackson. Lui è sempre stato abbastanza bizzarro nella scelta dei numeri, c'era un periodo della sua carriera si era messo in testa che voleva scegliere tutti i numeri dei grandi Chicago degli anni 90, per cui un anno aveva avuto il 23 come Jordan, un anno il 91 come Rodman e via discorrendo. Nel 2011, dopo aver vinto il titolo e aver fatto un altro anno ai Lakers discreto, decide di fare una decisione abbastanza strana, cambia nome. A un certo punto dice al mondo: I'm a Meta World Peace, esatto. Call me Meta. E voi direte: ma perché Meta World Peace? Cosa vuol dire? Allora, Meta è una parola che viene dalla tradizione buddista e vuol dire amore e gentilezza non condizionate, che su Ron Artest suona abbastanza bizzarro. Ma la scelta del cognome è ancora migliore, secondo me, World Peace, cioè pace nel mondo, perché lui sostiene la pace del mondo è una cosa bella e va veicolata in giro, ok. E dopo perché era stufo di sentirsi dire fai schifo Artest, fa così la gente non potrà più urlare fai schifo pace nel mondo, perché nessuno potrebbe dire che la pace nel mondo fa schifo. Ok, odia la pace nel mondo. Esatto. Questo per dirvi con che personaggio abbiamo a che fare oggi. Le stranezze non finiscono però, perché è un cantante anche, fa un album rap che non credo sia andato benissimo nelle nel 2006 che sia andato benissimo nelle classifiche americane, e sempre nel 2011 credo partecipa al Ballando con le Stelle americano, dove fa abbastanza schifo perché viene eliminato subito, fa peggio di Elisabetta Canalis, è tutto dire. E nel 2012 si segnala l'ultima, diciamo, bischerata delle sue, da una gomitata pazzesca nei playoff a Harden dei Oklahoma City Thunders. In realtà eravamo nel finale di stagione. Sì, eravamo nel finale di stagione. In poche parole, Meta World Peace schiaccia in faccia a Durant e ad un altro compagno dei Thunder e dopodiché, esultando, molla una sorta di gomitata nella nuca di Harden.
Arden cade a terra, ha un piccolo trauma appunto, ma Ron Artest non si era accorto del male che gli aveva fatto. Il giorno dopo twitterà su internet che si scusava e che rivedendo appunto il filmato gli era sembrata piuttosto cattiva. Sì, era bruttino. Per fortuna che ci sente che mi correggi quando dico scemenze, che è abbastanza spesso. Esatto. Comunque, tra tutte queste cose c'è qualcosa da positivo di segnalare, e lui quest'anno ha deciso di donare il suo stipendio a delle associazioni che si impegnano contro le malattie mentali. Voi direte si sarà toccato nel profondo visto quello che vi abbiamo raccontato, non lo so questo, però insomma è encomiabile che si sia occupato di una tematica così importante. Sì, io credo che Ron Artest sia un personaggio pazzo, sì, bizzarro, ma è anche molto umano, comunque una persona che si rende conto di avere dei problemi, che ha messo anche lui in passato ma anche tuttora di frequentare degli psichiatri per risolvere le problematiche che magari uno può avere sviluppato durante l'infanzia, e poi che va a raccontare comunque ai ragazzi anche in giro, fa delle campagne per dire alle persone che hanno dei problemi di andare a parlarne con qualcuno. Esatto. Molto bello, bizzarro come abbiamo detto all'inizio, però col cuore, una persona vera nonostante tutti i suoi problemi. Bene, il nostro tempo è finito e quindi ci rivediamo tra due mesi, perché Radio Doppio Malto e A52 andranno in vacanza ad agosto. Vi ricordiamo che potete scaricare il nostro podcast settimanalmente. Un caro saluto, ciao! Ciao a tutti!